Ciao a tutti, oggi facciamo insieme gli gnocchi di zucchine. Ho trovato un modo per prepararli in 10 minuti, quindi condivido con voi la ricetta. Cosa ci serve per fare gli gnocchi di zucchine? Una zucchina del peso di circa 250 grammi, che grattugio utilizzando una grattugia a fori larghi. Metto le zucchine in una ciotola e ci aggiungo un po' di sale. Mescoliamo e le lascio riposare un po'. In questo modo le zucchine perderanno la loro acqua. Mentre le zucchine riposano, inizio a preparare l'impasto. Quindi in un'altra ciotola metto 250 g di ricotta. Aggiungo un uovo, un bel cucchiaio di formaggio grattugiato, un pizzico di sale e una bella grattugiata di noce moscata. Do una prima mescolata. E ora è il momento delle zucchine. Le strizzo bene, togliendo tutta l'acqua che hanno prodotto, e le aggiungo alla ricotta. Do una bella mescolata ed inizio ad aggiungere la farina poco alla volta. Questi sono 250 g di farina. Vi dovrete un pochettino regolare, ne potrà servire un po' di più o un po' di meno. Adesso che l'impasto è diventato un pochettino più consistente, continuo a lavorarlo sul piano. Lavoro fino ad amalgamare tutta la farina e fino a quando l'impasto non è più o meno omogeneo. Perfetto, siamo già pronti per fare gli gnocchi. Quindi infarino un pochettino il piano con un mattarello allargo leggermente ed esattamente come quando si fanno gli gnocchi formo delle code e poi le taglio. Quindi faccio tutte strisce, le arrotolo e do forma agli gnocchi. E gli gnocchi sono praticamente pronti, ho infarinato un piatto e li appoggio qui e faccio tutti gli altri. Eccoli qua, gnocchi di zucchine. Come sempre, quando si fanno gli gnocchi, l'unica accortezza è quella di sbollentarli subito. Quindi, con l'occasione che li devo cuocere, vi faccio vedere anche un paio di idee di condimento super veloci. Mettiamo a scaldare dell'acqua sul fuoco. Gnocchi pronti, l'acqua bolle, faccio sciogliere un po' di burro in una padella. L'idea è quella di fare un classico burro e salvia, quindi aspetto che il burro si sciolga e poi metto in padella qualche foglietta di salvia. La salvia la spezzetto un po', così profuma di più. Intanto l'acqua bolle, salo e butto gli gnocchi. Nel momento in cui inizia a soffriggere la salvia e rilascerà i suoi aromi, possiamo già spegnere, il condimento è pronto. So che lo sapete già tutti, ma ve lo spiego lo stesso. La cottura degli gnocchi è velocissima, appena tornano a galla vanno scolati. Di solito servono 2-3 minuti. Gli gnocchi sono venuti a galla, scoliamoli e ripassiamoli in padella col burro e la salvia. Giusto un attimo che li ripasso in padella e sono già pronti. Io non aggiungo altro, però ci sarebbe bene anche una bella spolverata di formaggio grattugiato. Eccoli, gnocchi di zucchine, burro e salvia pronti. Che profumo di salvia! Vi posso dire che gli gnocchi burro e salvia sono i miei preferiti? Ma adesso vi do un'altra idea, super veloce anche questa. Seconda idea, panna e zafferano, perché secondo me la zucchina con lo zafferano si sposa a perfezione. Quindi cosa faccio? Preparo 200 ml di panna fresca, sciolgo all'interno una bustina di zafferano e mescolo per farlo sciogliere. Io faccio semplicemente scaldare la panna con lo zafferano in padella e poi butto gli gnocchi. 2 minuti che gli gnocchi tornano a galla e poi li ripassiamo in padella. Ecco, vedete che bella cremina che fanno? Io in questi aggiungo anche una bella presa di formaggio grattugiato. Eccoli pronti, gnocchi di zucchine, panna e zafferano. Eccoli qua, burro e salvia, panna e zafferano. E siccome ne avevo fatti in abbondanza, vi faccio vedere come vengono conditi con un sughetto di pomodoro e basilico. Quindi spero che questo video possa esservi utile e vi sia piaciuto. Se è stato così mettete un bel like, condividete e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!